Buongiorno, benvenuti a Omnibus, buongiorno e benvenuti ai nostri ospiti. Allora intanto ringrazio Ferdinando Nelli Feroci, che è il presidente dell'Istituto Affari Internazionali, lo IAI, bentornato a Omnibus, buongiorno. Bentornato in studio tra l'altro. Bentornato Fabio Martini, buongiorno. Della Stampa, buongiorno, bentornato e buongiorno anche a Giovanni Orsina, professor Giovanni Orsina, storico che insegna all'Università LUISS di Roma, buongiorno e benvenuta buongiorno. A Francesca Basso, corrispondente da Bruxelles per il Corriere della Sera, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, ovviamente molti temi per la giornata di oggi, dovremmo collegarci, speriamo di riuscire a farlo, con l'inviato di Repubblica Giampaolo Visetti che sta firmando per Repubblica tutti i pezzi che ci raccontano della situazione da Mariupol. Ormai veramente abbiamo cominciato la settimana con l'ultimatum della Russia per una resa di questa città, resa che non c'è stata e che si trova in una condizione drammatica sotto le bombe, tanto che nella notte c'è stato un nuovo video del presidente Zelensky che parla proprio di Mariupol, di 100.000 persone, ha detto, intrappolate a Mariupol in condizioni disumane, senza acqua, senza cibo, senza medicine, e sono sotto, questo dice nel video riportato da vari media, intrappolate sotto costanti bombardamenti russi. Ha fatto appello Zelensky per il rilascio di un convoglio umanitario catturato dalle forze russe e ha rinnovato i suoi appelli affinché la Russia consenta corridoi umanitari sicuri. Ha detto che i civili stanno affrontando queste condizioni disumane. Più di 7.000 persone sono fuggite nella città nelle ultime 24 ore, ma evidentemente ce ne sono ancora molte e insomma la situazione è veramente drammatica. Questo è il punto di partenza, dopo le notizie naturalmente che avete sentito dai telegiornali, e in è la vigilia oggi del Consiglio europeo, ci sarà anche un Consiglio straordinario della NATO, un G7 straordinario e ci sono attese soprattutto per quello che dirà il presidente americano Biden su questo. Questo è un po' il punto, ripeto, vedo che abbiamo qualche difficoltà a collegarci con Visetti, proveremo ancora, ma vorrei partire con tutti voi, con tutti gli ospiti, commentando la giornata di ieri, che anche in Italia ha avuto un momento importante perché c'è stato il collegamento e le parole del presidente Zelensky per l'appunto nel Parlamento italiano, seguite da quelle di Draghi, che ha, ed è il titolo di alcuni giornali, che ha detto insomma che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea. Allora, intanto un commento su Zelensky che poi sentiremo, insomma, su queste, ambasciatore. Il discorso di Zelensky di ieri è stato diverso dai discorsi che lui ha fatto di fronte ad altri parlamenti. Meno politico, meno richieste difficili da realizzare, un appello molto accorato, un appello più emotivo alla solidarietà e all'amicizia del governo del popolo italiano. Direi che non ha voluto mettere in imbarazzo il governo chiedendo cose che sapeva che probabilmente il governo non poteva dare. Sto pensando alla no-fly zone che lui aveva chiesto sia al Congresso americano che di fronte a Westminster. Sto pensando anche all'ipotesi di un embargo sui prodotti petroliferi, che evidentemente sarebbe nell'interesse di Zelensky, ma che ci metterebbe in grossa difficoltà. Quindi diciamo un discorso accorto, intelligente, molto accorato, che segna un po' un cambio di registro nella comunicazione di Zelensky. Allora, lo sentiamo e sentiamo anche come lo hanno visto e letto anche gli altri ospiti, però sentiamo questo discorso con forse un cambio di passo. Sentiamo. Look
l'Ucraina è il cancello per l'esercito russo e loro vogliono entrare in Europa, ma la barbarie non deve entrare. Voi dovete ricordare che gli ucraini sono stati vicini a voi durante la pandemia perché voi ne avevate bisogno. Noi abbiamo inviato i nostri medici e gli italiani anche a noi hanno dato il loro sostegno quando noi abbiamo avuto l'alluvione. Ci avete sostenuto velocemente e sinceramente senza chiedere niente in cambio. Noi lo apprezziamo moltissimo. Tuttavia l'invasione dura da 27 giorni, praticamente un mese. Dunque abbiamo bisogno di altre sanzioni, di altre pressioni affinché la Russia non cerchi le riserve militari oppure i guerrieri in Libia o in Siria, affinché però la Russia cercasse la pace, perché affinché questa una sola persona cerchi la pace. Le città ucraine vengono distrutte, alcune sono distrutte del tutto, come Mariupol, sulla costa di Mar d'Azov, dove c'erano circa mezzo milione di persone, come nella vostra città di Genova. E io ci sono stato, e poi a Mariupol non c'è più niente, solo rovine. Immaginate una Genova completamente bruciata. Dopo 3 settimane di un intero assedio, di bombardamenti, di spari che non smettono neanche un minuto. Immaginate la vostra Genova dalla quale scappano le persone a piedi, con le macchine, con i pullman per arrivare laddove è più sicuro. Parlo da Kiev, dalla nostra capitale, dalla città che per la nostra regione è altrettanto importante come lo è Roma per tutto il mondo. Da Kiev inizia la grande cultura di un grande popolo e adesso noi stiamo sul limite della sopravvivenza. Allora, avete sentito appunto le parole che hanno dato ovviamente i titoli di questo intervento di Zelensky, sentito anche il calore che c'è stato in Parlamento, gli applausi che ha ricevuto Zelensky, anche se, e ne parleremo poi, c'è una questione italiana di alcuni parlamentari che sono stati non solo freddi ma non sono stati proprio presenti. Ne avevamo un po' parlato anche ieri, ma vedremo meglio com'è andata la giornata. Volevo, prima di dare la parola su questo, su queste parole, su questo sul modo scelto da Zelensky per approcciare il Parlamento italiano, volevo dare però ancora delle notizie che arrivano sempre e riguardano la situazione di Mariupol, appunto citata da Zelensky. Anche qui un paesaggio infernale coperto di cadaveri e edifici distrutti è la straziante testimonianza, scrive l'ANSA, di decine di migliaia di residenti di Mariupol fuggiti dalla città portuale meridionale assediata dalle truppe russe, secondo quanto riferito da Human Rights Watch. Le immagini satellitari di Mariupol rilasciate da Maxar, che è una società di tecnologia spaziale specializzata nella produzione di satelliti, mostrano un paesaggio carbonizzato, edifici in fiamme e il fumo che flutta sulla città. Allora, questa è la situazione, questo, diciamo, l'origine, il paragone che ha voluto fare. Fabio Martini, volevo chiederti se condividi che in effetti ci si aspettava che potesse fare riferimento alla resistenza Zelensky, come perché in ogni Parlamento nel quale si è recato a fare appelli ha fatto un riferimento storico molto preciso e forte, forse perfino eccessivo, come è stato nel caso del discorso alla Knesset in Israele. Certo. Ma no, insomma, sull'interpretazione del discorso credo che faccia testo la lettura dell'ambasciatore Nelly Feroci, che ha una vastissima esperienza e che credo abbia colto gli elementi essenziali, importanti, dai quali poi far derivare la discussione. Sì, c'era un'aspettativa sulla resistenza, ma era un'aspettativa tutta nostra, diciamo, quindi non ha fatto riferimento alla resistenza. È giusta la notazione sul fatto che appunto poteva
essere era possibile un riferimento proprio perché in precedenti discorsi, però c'è stata questa cesura e che è stata evidenziata dall'ambasciatore, che è molto importante. Io da osservatore da qualche anno del Parlamento non posso non rilevare che il fatto che ieri si siano concentrati diversi eventi di notevole portata, perché oramai gli eventi si susseguono tutti molto significativi e quindi facciamo fatica in qualche modo a concettualizzarli. E tuttavia, insomma, ieri il Presidente del Consiglio mi sembra che abbia segnato una linea di cesura rispetto a una politica rispetto alla Russia che è sempre stata di amicizia privilegiata, e lo ha fatto con parole molto, molto nette. E poi sentiremo oggi nelle comunicazioni, a partire dalle 9, trasmetteremo integralmente il discorso di Draghi in vista del Consiglio europeo e lo commenteremo poi. Scusa Fabio. No, è vero che l'accoglienza di chi era presente in aula è stata calorosa, seppur diciamo riservata in particolare a Zelensky, meno agli altri interventi. E tuttavia, era impossibile quantificare gli assenti perché non c'era un obbligo di registrazione di assenti e presenti in seduta comune. E comunque forse un terzo dei parlamentari non erano presenti. È da escludere che questi 300 circa assenti fossero in dissenso. E però è arrivato il momento, diciamo, di rilevare come c'è una sorta di paradosso, cioè a fronte di un'escalation delle brutalità dell'aggressore, nella opinione pubblica italiana cresce un fronte che oramai si può dividere in due, poi eventualmente ne parleremo, diciamo neutralisti e in qualche modo neopacifisti, che assommano curiosamente Salvini e i cattolici democratici, la sinistra pacifista. È un curioso assemblaggio che peraltro è un pezzetto di 5 Stelle che peraltro, devo dire, e questo è poco rilevato curiosamente oggi sui giornali, è stato spiazzato dalla telefonata del pontefice a Zelensky. Certo, esattamente, eccola qui riportata ovviamente in prima pagina da Avvenire, lo facciamo vedere, adesso chiedo anche al cameraman di inquadrare questa prima pagina di Avvenire. Allora, vorrei terminare un primo giro sulla giornata di ieri internazionale, italiana. Naturalmente le parole di Draghi hanno avuto un'importanza, erano sui siti stranieri, sulle televisioni straniere, perché è stata una presa di posizione molto forte, sia sull'invio delle armi, sia appunto sull'Italia che vuole l'Ucraina nell'Unione Europea. Allora vado da Francesca Basso e poi arrivo al professor Orsina, per il quale tengo comunque da parte la questione resistenza, paragone con la resistenza. Francesca Basso. Buongiorno. Ti chiedevo, scusami Francesca, se come hai visto queste parole, e tu abbia seguito Zelensky quando ha parlato anche in Germania, da Boris Johnson e a Knesset, insomma nei vari interventi, questa differenza, secondo te, queste cose ovviamente sono preparate, c'è stata una particolare cautela, o deriva da quello che può ottenere dall'Italia Zelensky diversamente da altri paesi? Il primo intervento che ha fatto in un Parlamento è stato, se non ricordo male, quello al Parlamento europeo, e fu un intervento di grande emozione. E anche le parole usate richiamavano soprattutto le emozioni negli ascoltatori. L'intervento fatto al Parlamento italiano è stato caratterizzato anche da una certa concretezza e dei richiami all'economia non banali, come per esempio al rischio della sicurezza alimentare, o comunque il rischio dell'aumento
dei costi delle materie prime e poi anche il ricordo di una certa solidarietà concreta. Quindi sicuramente ha cambiato e ha adattato il suo discorso a un auditorio che almeno nei giorni della vigilia si presentava in parte, non dico diviso, ma con delle voci discordanti. Ha una grandissima capacità Zelensky di entrare in contatto con chi lo ascolta e quindi di riuscire a trasmettere il suo messaggio in maniera anche diciamo non generica ma legata a chi lo ascolta. Chiaro. Professor Orsina, secondo lei è stato, diciamo così, era chiaro che sarebbe stato un elemento divisivo fare un raffronto con una parte storica, anche se Fabio Martini dice che tutto sommato era un'aspettativa tutta italiana che potesse citare la Resistenza, però questo paragone è un po' una questione, no, che abbiamo visto... come se ci fosse una grande difficoltà a riconoscere questo status di resistenti agli ucraini in una parte, naturalmente, in una parte delle forze politiche e anche nel dibattito intellettuale. Ma sì, questo fa parte, io diciamo separerei le due cose, perché poi appunto il parallelismo, il paragone con la Resistenza è una cosa molto italiana, è ovviamente una memoria fondamentale per il nostro paese, però è ben evidente, come sempre accade in storia, che le due situazioni storiche siano radicalmente differenti. Quindi è un parallelismo che può essere fatto se, diciamo, ci si vuole avvicinare emotivamente al popolo ucraino, e invece è un parallelismo che viene fatto di meno se si cerca di mantenere una distanza. Quindi io, come sempre, insomma, l'uso della memoria della Resistenza e l'uso dell'antifascismo è sempre stato un uso fortemente politico e quindi anche in questo caso ho l'impressione che diciamo, sia fatto in genere, mi sembra abbastanza poco, ma certamente c'è una parte di opinione pubblica, di intellettuali e di forze politiche che tendono, diciamo, se possono, ad aumentare la distanza emotiva rispetto all'Ucraina piuttosto che ad aumentare la vicinanza. Una sola battuta che volevo dire in generale su questi interventi di Zelensky nei vari parlamenti, perché sullo specifico intervento italiano credo che abbia detto già tutto quanto l'ambasciatore Nelli Feroci in apertura, però è molto interessante il fatto che questo rapporto diretto del leader del paese aggredito con i centri di decisione istituzionali dei vari paesi ai quali lui chiede aiuto, insomma, mi sembra segnino un salto di qualità nel fare la guerra, nel modo di fare la guerra nel XXI secolo. Cioè, noi siamo abituati ormai dagli anni 60 a guerre mediatiche e quindi all'impatto che ha la guerra, come la guerra entra in casa dei paesi non belligeranti attraverso i media. Però questa capacità del presidente del paese aggredito di parlare direttamente alle opinioni pubbliche, direttamente, immediatamente, in teleconferenza, passando attraverso i parlamenti e quindi, diciamo, dei centri istituzionali, questo mi sembra, diciamo, da analista interessante, perché segna un salto di qualità. Un'ultima battuta è quel salto di qualità che, la mia impressione è totalmente, diciamo, a pelle, perché io non so nulla, ovviamente, di come, nessuno sa nulla di come stia vivendo questa guerra il Cremlino, però è una di quelle cose che Putin potrebbe aver sottovalutato, cioè questa capacità di questa guerra di diventare una guerra di opinione pubblica, di istituzioni, di emozioni a questo livello. Ecco, questo forse potrebbe essere una delle cose, forse, naturalmente, perché io non so che aspettative avesse Putin, non lo sa quasi nessuno, una delle cose che forse Putin potrebbe aver sottovalutato. D'accordo, ambasciatore, su questo punto, sulla novità, diciamo, di questa interlocuzione diretta e la sottovalutazione, dice Orsini. Sì, no, sulle sottovalutazioni di Putin si potrebbe scrivere un libro, credo, perché...
L'aspettativa di tutti è che lui si aspettasse di entrare in Ucraina e di essere quasi accolto come un liberatore o salvatore, di poter occupare Kiev nel giro di 3 giorni, i maggiori centri abitati e urbani ugualmente nel giro di 1 settimana, di insediare a Kiev un governo amico. Non è andata così, quindi diciamo ne ha sbagliate molte le aspettative e probabilmente anche questa, se così posso dire, di mediatizzazione da parte di Zelensky di questo conflitto è un'altra delle cose che Putin aveva sottovalutato. Però aggiungo anche un altro aspetto, che Zelensky si sta rivelando un personaggio straordinario, perché è tutto ruota attorno a lui, anche questa capacità di resistenza. Usiamolo questo termine, perché in questo caso gli ucraini stanno resistendo. È molto dovuto al ruolo che lui personalmente sta svolgendo in questa vicenda. Se si pensa che prima dell'inizio del conflitto era un presidente in calo drammatico di popolarità, con enormi problemi di gestione interna del paese, l'economia che andava male, un tasso di popolarità intorno al 23-24%, improvvisamente è diventato un eroe nazionale, improvvisamente è diventato il personaggio che coagula questo spirito di resistenza nazionale del popolo ucraino. L'unica cosa che mi preoccupa è che se per caso dovesse succedergli qualcosa, non è chiaro chi ci sarebbe che potrebbe prendere in mano il paese. Ma è ancora in, diciamo, il bersaglio possibile, cioè eliminarlo sarebbe un obiettivo. Io non ho da parte russa. Non ho accesso alle segrete stanze del Cremlino. No, però naturalmente nel quadro. Immagino. Sarebbe. Immagino di sì, perché diciamo, è diventato il simbolo della resistenza. E aggiungo anche che secondo me è molto difficile oggi, nelle condizioni attuali sul terreno, che si creino le condizioni perché si avvii un'interlocuzione tra Putin e Zelensky. Sono talmente polarizzate le due posizioni, è talmente Zelensky diventato un punto di riferimento essenziale all'interno e nella comunità internazionale. Quindi lei non crede a questo, diciamo, a un inizio di colloqui? Nelle circostanze attuali no. Tutto quello che sta succedendo e che i vostri inviati ci testimoniano quotidianamente, queste immagini drammatiche, questi bombardamenti continui, danno l'impressione di una strategia che mira a logorare l'avversario, in questo caso il governo, il popolo, l'esercito ucraino. Ed evidentemente questa strategia non è ancora arrivata a compimento, se no non continuerebbero questi bombardamenti. In questa maniera così massiccia. E volevo dare ancora delle agenzie prima di andare in pubblicità e poi naturalmente riprendere l'analisi di quello che sta accadendo e anche del fronte italiano. Allora, c'è Biden che sta per arrivare a Bruxelles. E la nota, diciamo, è partito accompagnato da questa nota della Casa Bianca, parte fra poche ore, che dice, ribadisce il ferreo impegno sulla sicurezza dei nostri alleati NATO, il nostro ferreo impegno sulla sicurezza dei nostri alleati NATO. Così la Casa Bianca, in una nota a poche ore dalla partenza del presidente americano. Dopo il vertice NATO in calendario domani, Biden, lo dicevamo, proseguirà con i leader del G7 la discussione sulle conseguenze per Mosca dell'invasione dell'Ucraina. Biden avrà un incontro bilaterale con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, poi parteciperà al vertice europeo dove terrà un discorso e la nota della Casa Bianca dice, il virgolettato, sulle nostre condivise preoccupazioni sull'Ucraina, compresi gli impegni transatlantici per imporre costi economici alla Russia, fornire supporto umanitario a coloro che sono vittime della violenza ed affrontare altre sfide collegate al conflitto. Ne parliamo, naturalmente significa le sanzioni, i rifugiati, dopo la pubblicità. In Italia abbiamo congelato beni per oltre 800 milioni di euro agli oligarchi colpiti dai provvedimenti dell'Unione Europea. Siamo anche impegnati per diversificare le nostre fonti di approvvigionamento energetico, così da superare in tempi molto rapidi la nostra dipendenza dalla Russia. Allo stesso tempo vogliamo disegnare un percorso di maggior vicinanza dell'Ucraina all'Europa. Nelle scorse settimane è stato sottolineato come il processo di ingresso nell'Unione Europea sia lungo, fatto di riforme necessarie a garantire
un'integrazione funzionante. Voglio dire al presidente Zelensky che l'Italia è al fianco dell'Ucraina in questo processo. L'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea. Allora, Fabio Martini, anticipavi prima l'idea di, appunto, di Draghi, un Draghi che ha avuto una posizione più netta e più, diciamo, di cesura con, rispetto alla Russia. Ti aspetti intanto che dica ancora queste cose anche nelle comunicazioni di oggi, nonostante qualche reazione politica poi non tutta favorevole internamente? Adesso, al di là delle aspettative, no, soggettive, quel che conta è l'interpretazione autentica di questo discorso, che effettivamente è stato impegnativo sia nella promessa di aiuto militare in senso lato, tra l'altro, e non solo limitato alle armi, e anche rispetto all'ingresso nell'Unione Europea. Ecco, l'interpretazione che deriva da fonti di Palazzo Chigi è che appunto al momento non ci sono prospettive diplomatiche serie, e questo è un dato di fatto, perché noi ogni mattina ci svegliamo sperando che sia accaduto qualcosa nella notte, qualcosa di positivo, e invece non accade mai nulla, e invece c'è un ulteriore incrudelimento, diciamo, del conflitto, dell'aggressione. Ecco, e quindi questo è un punto. Quindi questa posizione così netta è legata anzitutto non solo a quel che si ritiene giusto, ma anche a quel che si ritiene realistico che sia sul campo. Poi naturalmente, e ne parleremo, c'è un problema più generale che riguarda l'approvvigionamento energetico e che vede l'Italia sicuramente in difficoltà nel momento in cui ci fosse un appello a inaugurare una sorta di embargo rispetto a petrolio, gas e carbone. E allora probabilmente anche questa linea, come dire, dura serve, non dico a coprire, ma insomma comunque a rinviare quel momento che per l'Italia e per la Germania sarà complesso. Vado proprio su questo punto da Francesca Basso, perché per capire se a Bruxelles ci si aspetta che Biden chieda comunque un rafforzamento delle sanzioni, di fare appunto l'embargo sulla parte petrolio, oppure addirittura sul gas, che è ancora più complicato per l'Italia. Però potrebbe essere questa, ci si aspetta che siano queste le richieste americane? Ieri il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan ha annunciato che giovedì ci potrebbe essere un nuovo pacchetto di sanzioni. Per ora quello che, diciamo, si vede dalle bozze del Consiglio europeo di giovedì e venerdì si legge di una disponibilità a rafforzare le misure, quindi le sanzioni, in caso di un'ulteriore escalation. È ovvio che il settore energetico è un settore critico per la Germania, per l'Italia, ma anche per l'Ungheria. E l'Ungheria ha detto chiaramente che avrebbe messo o metterà un veto in caso di sanzioni che possano compromettere la sicurezza energetica appunto dell'Ungheria. Questo vuol dire che, poiché le sanzioni devono essere adottate all'unanimità, questo è un freno. Per cui sicuramente ci saranno delle discussioni e tentativi di trovare una soluzione. Nella riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea è stato affrontato il tema petrolio, che potrebbe essere una soluzione, tra virgolette, più semplice. Perché la dipendenza dal petrolio è relativamente inferiore rispetto a quella dal gas, ma comunque la Germania dipende tantissimo dal petrolio russo. L'Italia, per esempio, le importazioni sono pari al 10% del suo fabbisogno contro il 40% di quelle del gas, per avere, diciamo, un ordine di grandezza. Il tema energetico è il tema che sta dividendo con forza i paesi
europei, perché non c'è una divisione solo sulle sanzioni, ma c'è anche una divisione su come trovare una soluzione per ridurre o per contenere la fiammata dei prezzi energetici. E questo possiamo dire è l'aspetto più debole in questa situazione in cui gli Stati membri, l'Unione Europea, ha cercato di mostrare un volto compatto, unito contro l'invasione russa dell'Ucraina. Adesso inizia probabilmente la parte più complicata, perché più avanti si va, più le sanzioni vanno a toccare gli interessi, oppure non solo gli interessi, ma diciamo i gangli che tengono in piedi le economie degli Stati europei. Abbiamo la Polonia e i Baltici che spingono per un'azione più forte e decisa, non solo sul piano delle sanzioni, per esempio dell'economia, ma anche all'interno della NATO chiedono che venga fatto e si faccia di più. E dall'altro ci sono paesi come la Germania, anche l'Italia, anche se l'Italia ha detto chiaramente che è pronta al quinto pacchetto di sanzioni, proprio per togliere ogni dubbio sul fatto che noi possiamo avere un atteggiamento ambiguo su quanto sta succedendo. Quindi la situazione è sicuramente complessa e i prossimi giorni vedranno delle discussioni che saranno sicuramente molto, molto complicate per gli interessi che verranno tirati in ballo. Oggi la Commissione farà delle proposte che poi verranno presentate anche ai leader, farà delle proposte per quanto riguarda appunto l'energia, per cercare di ridurre la dipendenza dal gas russo il prima possibile e quindi in un certo senso liberare anche la possibilità di nuove sanzioni, farà delle proposte per sugli aiuti di Stato, per riuscire ad aiutare le aziende che sono direttamente colpite dalle sanzioni oppure indirettamente dalle controsanzioni che verranno messe in campo, e farà anche una comunicazione sulla sicurezza alimentare. Questo che è l'altro grande tema che interessa, certo, in questo momento gli Stati membri. Certo. Lo scenario è veramente complicato. Quello che è evidente è che ci troviamo di fronte a 27 stati con necessità diverse. L'Ungheria ha già detto e anche che con non paure vuole diverse, mi sembra di capire. Energetico, scusa, e quindi questo è un certo tema. Però mi sembra anche con delle paure diverse, perché appunto c'è questa frenata dell'Ungheria che un po', no, ambasciatore, tiene insieme, e potrebbe essere anche in certo senso un po' un rifugio, no, per altre posizioni di altri paesi. Però ci sono anche paesi che chiedono di inasprire in generale, no? Mi riferisco a paesi che hanno anche la Lituania, per esempio, che è intervenuta in modo molto duro, che sono anche quelli logisticamente, geograficamente più esposti. Guardi, finora il modo come si è mossa l'Unione Europea in questa vicenda ha del miracoloso, perché se si pensa alle difficoltà che avevamo in passato a definire una linea comune nei confronti della Russia, quello che si è riusciti a fare nell'ambito dell'Unione Europea in questa occasione, in queste circostanze, è veramente qualcosa di straordinario. Una condanna senza condizioni, senza se e senza ma, immediatamente, fin dall'inizio dell'invasione. 4 pacchetti di sanzioni pesanti, che hanno comunque anche un impatto sulle nostre economie. Una linea condivisa su delle decisioni particolarmente sensibili. Pensi soltanto a quella che ha comportato l'utilizzo di risorse del bilancio comune dell'Unione Europea per pagare la fornitura di armi all'Ucraina. È una cosa che ha dello sconvolgente se si pensa alla situazione prima del conflitto. Ora vedremo anche sui rifugiati. Se... E poi l'ultima, e volevo citarla appunto, questa decisione di grande generosità, di apertura all'arrivo massiccio di queste masse di rifugiati che scappano dall'Ucraina, con addirittura ad un certo punto l'idea di una ripartizione per quote sulla base di un principio di solidarietà che non si era mai riusciti a far passare in passato. È ovvio che più il conflitto prosegue, più si profila la necessità di adottare ulteriori misure nei confronti della Russia,
più diventa difficile proseguire con questa compattezza, con questa unità di intenti che finora ha miracolosamente contraddistinto l'azione dell'Unione Europea. Biden potrebbe trovarsi di fronte a dei no rispetto a una richiesta di inasprimento, o potrebbe essere prudente nel chiedere? Questo non ho idea di cosa chiederà Biden, ma certo è che se dovesse chiedere l'embargo sul petrolio rischia di trovarsi di fronte a delle risposte negative di alcuni Stati membri. Non mi sembra che siamo ancora arrivati al punto di poter decidere un embargo sul greggio, non parlo nemmeno sul gas, può darsi che mi sbagli. Ma anche le altre misure che citava la rispondente del Corriere da Bruxelles continuano ad essere in qualche misura problematiche. A Versailles, quando si sono riuniti i capi di Stato e di Governo in un consiglio informale, si è deciso di procedere in maniera molto spedita e determinata sulla riduzione della dipendenza dalla Russia per la fornitura di fonti di energia. E questo principio di carattere generale è stato sottoscritto da tutti. Ma il come arrivarci è un po' più complicato, un po' più difficile da definire. C'è una proposta che è stata molto sostenuta da parte italiana, per esempio, che questa non riguarda la riduzione delle forniture, ma la riduzione dei prezzi, di fissare un tetto, un cap sul prezzo del gas. Vedo delle resistenze da parte dei paesi del nord Europa. C'è un'altra proposta che è stata ugualmente avanzata da parte nostra, di acquisti comuni di gas e di stoccaggi comuni. E anche su questo vedo che prudenze da parte della Commissione, resistenze da parte di altri paesi. Tutto questo per dire che più si va nella direzione di un inasprimento delle sanzioni, di un'accelerazione del processo di riduzione della dipendenza dalle fonti di energie russe, più diventa difficile il percorso. Chiaro, volevo andare intanto saluto Natalia Kudryk, che è giornalista ucraina. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Arrivo subito, naturalmente, però volevo prima sentire dal professor Orsina la giornata di ieri e diciamo questo scenario di cui stiamo parlando, perché poi naturalmente se si dovesse arrivare a sanzioni più pesanti o a quel Draghi stesso non ha nascosto, diciamo, ripercussioni sulla vita di tutti noi della situazione, questo potrebbe, come dire, accentuare anche delle divisioni, una freddezza nei confronti delle decisioni che ha preso fin qui il governo Draghi, che ieri in qualche modo ha cominciato a farsi sentire sia nelle parole di Salvini sia nelle resistenze di Conte, di un pezzo del Partito Democratico, per esempio, rispetto all'aumento della spesa militare, e che naturalmente anche poi una campagna elettorale esisterà sempre, anche in queste condizioni ci sarà. E poi viene contemporaneamente, così metto diciamo tutto il menù per la domanda per lei, c'è anche questo, diciamo, le pregresse simpatie o rapporti stretti con il mondo, con la Russia, con Putin, di alcune forze politiche. Come stanno insieme alle parole che abbiamo sentito ieri di Draghi, a quella che anche Fabio Martini diceva è una linea, insomma, una cesura? Ma io proverei a ragionare su una, fare una risposta in tre salti. Allora, il primo blocco, la prima tappa, è la tappa che precede l'invasione russa dell'Ucraina. Allora, in quel momento lì c'erano delle divisioni interne al mondo occidentale, in particolare alla politica italiana, rispetto a come trattare la Russia di Putin, e c'era un'innegabile simpatia da parte delle forze che genericamente chiamiamo populiste nei confronti della Russia di Putin. Insomma, vedendo in Putin una sorta di elemento critico dell'Occidente, una sorta di alternativa alla fragilità dell'Occidente, alla sua presunta natura di alleanza imbelle, tesa alla crisi culturale dell'Occidente, che è poi quella sulla quale, diciamo, il mondo intellettuale che circola intorno al presidente Putin insiste moltissimo. La mia impressione è che tutta quanta questa storia sia una storia che con l'invasione è salita in una seconda tappa. Ovviamente noi vediamo oggi, appunto, alcune di queste forze politiche, penso appunto a alcuni spezzoni del Movimento 5 Stelle, lo stesso Conte, Salvini, sicuramente una parte della Lega,
stanno facendo molta fatica ad adeguarsi a questa situazione, di fronte a, è quello che abbiamo detto finora, diciamo, una reazione emotiva del mondo occidentale rispetto all'aggressione russa, e a un riflesso di unità del mondo occidentale che effettivamente sono stati dimensioni molto superiori rispetto a quelle immaginate. Lo diceva adesso l'ambasciatore Nelli Feroci, insomma, un miracolo l'unità con la quale si sta muovendo l'Europa, le decisioni che ha preso l'Europa, per certi versi potremmo aggiungere anche alcuni altri miracoli interni alla NATO, e certamente il clima emotivo intorno a questa guerra è un clima emotivo, diciamo, fortemente filo-ucraino, fortemente, diciamo, orientato a sostenere l'Ucraina e quindi fortemente anti-russo. E quindi io credo che questa, diciamo, l'invasione e la reazione all'invasione abbiano creato effettivamente un punto di rottura rispetto a quello che c'era prima. Adesso non voglio scomodare la storia, il ritorno della storia, anche qui insomma si è sprecata tanta retorica appunto emotiva, però insomma freddamente dobbiamo riconoscere che questo è un punto di svolta. Dopo questo punto di svolta, secondo me, alcune cose non saranno più come erano prima. Pensiamo ad esempio alla posizione della Polonia all'interno dell'Unione Europea, e pensiamo a tutte le polemiche, lo Stato di diritto, insomma la Polonia si accinge probabilmente a accogliere il maggior numero di profughi ucraini rispetto al resto dell'Europa. Questo cambierà secondo me radicalmente anche la lotta politica interna all'Europa. Chiudo, la terza tappa è quello che diceva di nuovo adesso l'ambasciatore Nelli Feroci, ma insomma non posso che concordare, che una volta passata l'ondata emotiva ci saranno le immense difficoltà della gestione di quello che resta del conflitto, e quindi problemi economici, problemi energetici, l'eventuale ricostruzione dell'Ucraina, come trattare una Russia, come uscirà la Russia da questa guerra, che sarà un problema enorme sia che ne esca vincente sia che ne esca sconfitta naturalmente, e lì si ricostruiranno necessariamente degli elementi di conflitto politico, che però secondo me avranno delle caratteristiche differenti. Cioè certe cose che abbiamo visto secondo me non ci potranno più essere, ci sono delle forze politiche che non riescono ad adattarsi, sono in ritardo rispetto all'aver capito che tipo di cesura sia questa, secondo me. Però non torneranno indietro, insomma. Poi sentiremo anche Fabio Martini se pensi che sia così, diciamo, questo cambiamento. Però volevo dare intanto ancora qualche notizia e poi andare subito da Natalia Kudryk. Dunque, l'ambasciatore ucraino ha detto che l'Ucraina farà di tutto il possibile per avere il Papa a Kiev. Apprezziamo tantissimo il ruolo della Santa Sede, faremo il possibile per organizzare la visita di Papa Francesco a Kiev, non tutto dipende da noi, c'è la sicurezza, noi faremo il possibile. Questo è anche l'altro tema di oggi, perché appunto si è saputo anche di questa telefonata e forse di un cambio anche di atteggiamento della Santa Sede. Allora, Natalia Kudryk, volevo chiederti intanto un commento. Sei in Italia, corrispondente dall'Italia, però ovviamente per noi uno sguardo prezioso. Anche sulla giornata di ieri, su Zelensky, sull'accoglienza, visto che stiamo parlando del quadro italiano anche, come la vedi tu? Riguardo al discorso di Zelensky, secondo me è stato un discorso molto ragionevole, molto netto e poi molto mirato per i politici italiani e soprattutto per l'opinione pubblica italiana. Lui ha toccato momenti, ha cercato di descrivere di più come era la situazione odierna in Ucraina, per spiegare che tragedia sta vivendo il popolo ucraino, quanti bambini muoiono ogni giorno, e ha cercato di sottolineare e chiedere soprattutto aiuto dall'Italia, di quello che è proprio Italia come paese, come popolo può aiutare nel sostegno dell'Ucraina per far fermare questa guerra e per far cadere il regime di Putin. Zelensky non ha, come nei precedenti
precedenti i suoi discorsi nei parlamenti in altri paesi, non ha fatto richiamo ai eventi storici, e questo pure ha fatto bene, perché secondo me ora in questo periodo il compito più importante sia per Ucraina, per tutto il mondo occidentale, per fermare questa guerra senza fare tanti parallelismi, perché la situazione è veramente disastrosa, e quindi il compito numero uno per presidente dell'Ucraina è convincere ancora di più il mondo occidentale per sostenere l'Ucraina ancora più forte, e ogni paese in quello che può dare. Soprattutto, purtroppo, abbiamo visto anche che non c'erano presenti tutti i parlamentari italiani, e questo secondo me è un segno grave, segno, perché purtroppo alcuni ragionano che sì, magari condannano la guerra, condannano l'azione di Putin, e poi però cominciano a ragionare perché Putin aveva il suo ragionamento. Secondo me questa aggressione così netta e così crudele deve essere condannata senza se e senza ma. Non può essere ragionamento verso Stato terrorista. Non si può trattare, non si può cercare di capire ragionamenti dei terroristi, e vediamo come reagisce il regime russo, come reagisce l'esercito russo in Ucraina, uccidendo soprattutto colpendo soprattutto quartieri residenziali, uccidendo popolazione civile, che violano proprio le regole banali della guerra. E quindi secondo me il discorso è stato abbastanza forte, e soprattutto che hanno sottolineato i media ucraini che Zelensky ha chiesto quello che Italia può fare, e innanzitutto inasprire e sempre sostenere l'inasprimento delle sanzioni ancora più gravi contro la Russia, per aiutare ancora di più questo isolamento russo, per pure anche smettere di congelare tutti questi beni dei oligarchi russi, che sappiamo bene ci sono moltissimi in Italia. Italia ha già cominciato a fare questo lavoro, e anche Mario Draghi ieri ha annunciato che quasi per 800 milioni sono stati congelati dei beni, soprattutto ora queste ultime notizie che addirittura quindi in Italia questo è stato preso, quelle parole di Draghi sono state prese, accolte positivamente, mi sembra di capire. Secondo me parole di Draghi sono state ancora più forti prolungamento del discorso di Zelensky, perché quello che non ha chiesto Zelensky ha confermato Draghi, soprattutto due punti importanti: aiuti militari, che l'Italia vuole vedere Ucraina nell'Unione Europea. Questi messaggi sono molto forti ora per società ucraina e per governo ucraino. Grazie a Natalia Kudryk. Ci dobbiamo fermare ancora per la pubblicità e poi ci collegheremo con la Camera per sentire le comunicazioni del Presidente del Consiglio. Allora, di nuovo in diretta, mentre fra pochi minuti dovrebbe cominciare la seduta della Camera con le comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo, del quale stiamo parlando perché è un appuntamento molto importante. Allora, alcune notizie di aggiornamento dalle agenzie sulla situazione in Ucraina. C'è l'ambasciatore ucraino in Italia che sta dicendo che da parte russa non c'è nessuna disponibilità alla pace, che Mosca per ora sta dicendo di no all'incontro Putin-Zelensky, che invece viene rilanciato e richiesto, come sappiamo, da giorni da Zelensky. Ci sono anche purtroppo dei bilanci veramente tragici. Il procuratore il procuratore generale ucraino sulla pagina Facebook dice che al 28° giorno dell'invasione russa in Ucraina sono stati uccisi 121 bambini e altri 167 sono rimasti feriti. Questo, diciamo, sono le notizie per il momento, mentre appunto poi si aspetta di vedere cosa si muoverà oggi sulla diplomazia. Volevo andare dall'ambasciatore Anelli Feroci ancora per chiederle come, diciamo, ieri è stata una giornata nella quale c'è stata una specifica dichiarazione, per la verità era nella notte, ma insomma rilanciata ovviamente in Italia nella giornata ieri,
in cui c'è stato di nuovo l'evocazione del tema delle armi chimiche, delle armi nucleari. L'America insiste sul fatto che Putin in difficoltà possa arrivare a questo, e per la verità in un'intervista alla CNN rilasciata dal portavoce di Putin, Peskov, effettivamente lui diceva se la nostra esistenza sarà in pericolo, diciamo, l'arma nucleare potrebbe non essere esclusa. Questo ha detto, poi possiamo anche vedere l'immagine di questa intervista, ma alla CNN, che come la vede lei? Questo allarme americano è una... È un rischio reale, un rischio effettivo, e d'altra parte Putin l'aveva detto qualche tempo fa. Il fatto che l'abbia confermato il portavoce del Cremlino rafforza la credibilità di questo rischio. Aggiungo che ci sono molti tipi di armi nucleari. Ci sono armi nucleari tattiche, ci sono armi nucleari strategiche, ci sono armi nucleari di teatro. Ci sono armi nucleari che possono fare danni spaventosi e possono fare anche danni solo circoscritti. Quindi, diciamo, va visto concretamente. La Russia fondamentalmente dispone di un arsenale molto variegato. Il problema è che se dovesse fare ricorso a questo tipo di strumento, l'escalation del conflitto sarebbe enorme, drammatica, difficilmente gestibile. La NATO, questo però lo sa anche Putin. Lo sa anche Putin, ma... infatti io credo che ci penserà varie volte prima di decidere di prendere una decisione di questo tipo. L'arma chimica è forse più realistica, la sua drammaticità, perché il danno è minore, è circoscritto, quindi il rischio è forse addirittura più concreto. È molto importante da questo punto di vista le reazioni da parte NATO e americana. Siamo stati molto molto prudenti nel replicare a queste più o meno nemmeno troppo velate minacce russe. Beh, prudenti però sono stati, diciamo, l'allarme su questo, l'insistenza, sì, sul fatto che Putin potrebbe fare questo è forte. Sì, ma non ci sono controminacce, questa è la cosa che volevo sottolineare. Certo, e no, giustamente, correttamente, insomma, ecco, sotto questo profilo. Putin sa benissimo che finché si muove in Ucraina è una cosa, se dovesse allargare il conflitto al di là dell'Ucraina, perché poi bisogna vedere armi nucleari impiegate dove e contro chi, questo è un altro interrogativo, scatterebbe uno scenario completamente diverso e sarebbe molto più difficile per lui gestire un conflitto di quelle proporzioni, di quelle dimensioni. Io credo che tutto compreso non abbia interesse ad un'escalation con il ricorso a questo tipo di armi, giusto però l'allarme, è giusto stare in allerta anche da parte occidentale. Quale può essere allora il, diciamo, un punto, la fine del gioco, come si dice, no? Io credo che, a giudicare sempre da quello che sta succedendo sul terreno, la strategia a cui Putin ha dovuto fare ricorso, constatato che c'era una resistenza molto forte e molto determinata, è quella del logoramento dell'avversario, prenderlo per sfinimento. Questo spiega il motivo per cui, invece di cercare di entrare nelle città, che poi non riuscirebbe a gestire, perché ci sarebbe una resistenza armata strada per strada, casa per casa, piazza per piazza, lui continua con questi bombardamenti mirati, artiglieria, aereo, droni, missili sulle città, per sfiancare la capacità di resistenza del popolo ucraino. E temo che purtroppo questa strategia possa durare a lungo. Torno da Natalia Kudryk per parlare della questione dei rifugiati e oggi anche di un allarme. Alcuni quotidiani parlano di questo, esplicitamente di questo tema, in particolare proprio La Stampa, di deportazioni dei bambini. Le notizie che arrivano a lei, che ovviamente consulta con le fonti, i media ucraini. Sì, questa è una notizia molto impressionante e ovviamente che mette ancora a pericolosa situazione che soprattutto si è creata in quelle città a sud-est in Ucraina, che Putin sta cercando di prendere con tutta la forza, anche se ha capito che prima che lui considerava proprio quello mondo, suo mondo russo, russofono al 100% nell'immaginario di Putin, in realtà no, il risultato è completamente contrario, perché sappiamo che anche a città di Kherson,
che per ora temporaneamente speriamo occupata dai russi. La gente non si smette di uscire e manifestare per le piazze, anche sotto i fucili degli occupanti russi, manifestare contro occupante e manifestare con le bandiere ucraine. Quindi questa deportazione purtroppo ennesima volta fa capire come Putin sta creando, continua la pratica che in passato conosciamo noi in Ucraina, la conosciamo bene, che faceva a sua volta Stalin, anche altri funzionari del Partito Comunista, che cercavano proprio mischiare popolazione che non ha né nazione né lingua, tutti sono russi, tutti sono grande popolo, popolo fratello, che anche oggi già secondo me è completamente non è giusto utilizzare questa mifologema sovietica dei popoli fraterni, perché è chiaro che anche dopo, soprattutto dopo 24 febbraio, tutto il mondo aveva visto che nessuna fratellanza, non si può parlare tra i russi e ucraini. Quindi lo scopo di Putin con questa deportazione, prima cosa è propagandistica, che per portarli lì in Russia e far vedere poi guardate come sono bravi i russi che hanno salvato questi bambini, questa gente dai nazisti ucraini, che in realtà proprio Russia deve essere prima denazificata, come ha detto lui, demilitarizzata e anche denuclearizzata, proprio Russia, ha capito questo tutto il mondo, però ancora per il regime è importante svolgere questa operazione di deportazione per sempre per confermare l'idea del suo scopo. Dici tu dell'idea del popolo unico. Vado da Giovanni Orsina su questo tema, diciamo sui contenuti, la questione, ne abbiamo parlato, della questione della denazificazione, delle motivazioni di questa guerra che tra l'altro, lo ricordiamo sempre, tanti analisti anche non avevano previsto, anzi pensavano che non fosse nelle convenienze di Putin fare questo attacco e quindi diciamo questo condimento, questa sostanza ideologica, perfino religiosa, si è visto, no, nell'ultimo discorso nello stadio. Sì. No, effettivamente questo è un po' un dato sorprendente che in realtà dovrebbe farci essere tutti quanti molto cauti nei nostri commenti, perché effettivamente diciamo, tutti i miei giri di colloqui con specialisti e specialisti importanti di questioni post-sovietiche, russe, di quell'area lì, praticamente nessuno aveva previsto una guerra di questa scala. Ovviamente, per esempio, insomma, un'operazione militare nel Donbass, quella era largamente preventivata, eventualmente diciamo un'operazione nel corridoio fra il Donbass e la Crimea, quindi qualcosa di locale era immaginato. Però questa guerra su questa scala non era immaginata. Gli unici, mi par di capire, che l'avessero prevista erano gli analisti militari, in particolare gli analisti militari americani, che come sappiamo insomma insistevano già da tempo sul fatto che le preparazioni militari di Putin fossero incompatibili con null'altro che non fosse un'offensiva militare su larga scala. E questo appunto secondo me dovrebbe renderci molto molto cauti nell'interpretazione di quel che succede in una catena di comando interna al Cremlino, che è palesemente una catena di comando molto stretta, perché a quel che sembra anche all'interno della catena, di quella catena decisionale, certe decisioni sono state accolte con sorpresa. Un'ipotesi, naturalmente, però io qui mi muovo fuori dal mio terreno, non posso che immaginare ipotesi, è che abbiamo sottovalutato la spinta ideologica di Putin e fatichiamo a capirla, che è una delle ragioni per le quali tendiamo a spiegare l'iniziativa del presidente Putin sulla base dell'irrazionalità e della follia, no? Come era quell'articolo, credo, di Gideon Rachman sul Financial Times, su Vlad the Mad, Vlad il pazzo. Io sono sempre molto scettico quando si ricorre alla psicopatologia individuale per spiegare la storia, questo da un punto di vista metodologico. Può darsi che ci siano dei percorsi ideologici all'interno dell'entourage putiniano che semplicemente noi non comprendiamo, perché sono percorsi ideologici
molto distanti dai nostri, che ci sembrano appartenere a un'altra epoca e che invece appartengono alla nostra epoca, forse perché ci siamo illusi noi che avessimo cambiato epoca e che certe cose non fossero più possibili, e invece la politica di potenza, l'ideologia, una certa visione anche messianica della politica, che sembravano appartenere al XX secolo, invece forse non appartengono al XX secolo, sono riapparsi all'umanità. Allora, vedo, e magari la regia può intanto cominciare a far vedere che è cominciata la seduta alla Camera, è stato letto, prima osservavamo il processo verbale, adesso dovrebbe prendere la parola Mario Draghi. Avrei un'ultima domanda da fare a Francesca Basso, ma credo che siamo, la tengo per dopo, sul fatto, sui contatti, che pure, eccolo, sentiamo Draghi e poi la domanda. Il Consiglio europeo del 24 e del 25 marzo si aprirà con l'incontro con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Sarà preceduto da un vertice NATO straordinario e da un vertice G7 che si terranno sempre a Bruxelles. In queste sedi la comunità euroatlantica intende ribadire la sua unità e determinazione nel sostegno all'Ucraina. Un impegno comune per tutelare la pace, la sicurezza, la democrazia, che l'Italia ha riaffermato ieri in quest'Aula alla presenza del Presidente Zelensky. Il Consiglio europeo avviene a un mese esatto dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, cominciata il 24 febbraio. Da allora, secondo l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, sono state registrate 2.510 vittime civili, con 953 persone uccise, tra cui 78 bambini e oltre 1.500 feriti. Sono purtroppo numeri provvisori che sottostimano fortemente i morti e i feriti, numeri che continuano a crescere. Davanti agli orrori della guerra, l'Italia lavora con determinazione, insieme a tutta la comunità internazionale, per la cessazione delle ostilità. Siamo impegnati, insieme ai nostri partner europei, per realizzare delle tregue umanitarie, localizzate, per organizzare evacuazioni e portare beni di prima necessità. La nostra volontà di pace si scontra però con quella del presidente Putin, che non mostra interesse ad arrivare a una tregua che permetta ai negoziati di procedere con successo. Il suo disegno appare piuttosto quello di guadagnare terreno dal punto di vista militare, anche ricorrendo a bombardamenti a tappeto come quelli a cui assistiamo a Mariupol. Per questo la comunità internazionale ha adottato sanzioni sempre più dure nei confronti della Russia. Lo sforzo diplomatico potrà avere successo solo quando lo vorrà realmente Mosca. Non dobbiamo però commettere l'errore di avallare una contrapposizione tra Occidente e Russia e alimentare così quello che è stato più volte definito uno scontro di civiltà. Molti cittadini russi si sono schierati contro la guerra del presidente Putin e protestano mettendo a rischio la propria incolumità. A loro va l'amicizia e la solidarietà di tutto il governo e mia personale. Il Consiglio europeo riaffermerà anche il sostegno al percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'Unione europea. Questo processo ha tempi lunghi, necessari a permettere un'integrazione reale e funzionante. Ma come ho ribadito anche ieri in Parlamento, l'Italia è al fianco dell'Ucraina in questo processo. L'Unione europea ha già attivato la procedura. Ma in questo momento è importante mandare a Kiev
ulteriori segnali di incoraggiamento. Lo sforzo diplomatico deve coinvolgere anche altri paesi. In particolare la Cina ricopre un ruolo di grande influenza nelle dinamiche geopolitiche e dinamiche di sicurezza globale. È fondamentale che l'Unione Europea sia compatta nel mantenere aperti spazi di dialogo con Pechino, perché contribuisca in modo costruttivo allo sforzo internazionale di mediazione. Il vertice Unione Europea-Cina del prossimo 1 aprile sarà un'occasione per sottolineare la nostra posizione. Dobbiamo ribadire la nostra aspettativa che Pechino si astenga da azioni di supporto a Mosca e partecipi attivamente e con autorevolezza allo sforzo di pace. Questo messaggio è emerso anche durante il lungo confronto telefonico tra il presidente Biden e il presidente Xi Jinping il 18 marzo e negli sforzi diplomatici che lo hanno preceduto. Mi riferisco in particolare all'incontro tra il consigliere per la sicurezza americano Jake Sullivan e il direttore dell'ufficio della comunicazione affari esteri cinese Yang Jiechi, avvenuto a Roma la settimana scorsa. Allora, ci dobbiamo fermare purtroppo per una pausa pubblicitaria. Restate con noi, vi daremo conto di quello che sarà detto nel frattempo. Ma avete sentito già la sostanza, pubblicità. Di nuovo in diretta con le comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera, poi le ripeterà al Senato nel pomeriggio. Sentiamo in diretta. Il Governo è consapevole della necessità di ulteriori interventi, ma la risposta a difesa di consumatori ed imprese deve essere anche europea. Dobbiamo arrivare a una gestione davvero comune del mercato dell'energia. È auspicabile un coordinamento tra Commissione e Stati membri sulla diversificazione degli approvvigionamenti di gas, soprattutto di gas liquido. Serve un approccio condiviso sugli acquisti e sugli stoccaggi per rafforzare il nostro potere contrattuale verso i paesi fornitori e tutelarci a vicenda in caso di shock isolati. La creazione di un tetto europeo ai prezzi del gas è al centro di un confronto che abbiamo avviato con la Presidente von der Leyen. Vogliamo poi spezzare il legame tra il prezzo del gas e quello dell'elettricità, che in parte è prodotta da fonti rinnovabili, il cui prezzo non ha molto a che vedere con quello del gas. È essenziale puntare in modo deciso sull'energia rinnovabile e dare un ruolo centrale alla sponda sud del Mediterraneo. Su tutti questi fronti auspico che il Consiglio europeo prenda decisioni ambiziose che possano essere rapidamente operative. Come abbiamo concordato al Consiglio europeo informale della scorsa settimana, le ricadute economiche del conflitto in Ucraina vanno oltre il costo dell'energia. Si registrano aumenti anche nei prezzi dei generi alimentari. A livello globale sono cresciuti in modo quasi continuo da metà del 2020 e sono attualmente ai massimi storici. Questo ha delle conseguenze tangibili per i prezzi, per esempio, nei supermercati. Secondo i dati Eurostat, a febbraio i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 5,2% rispetto all'anno scorso. In particolare il prezzo della pasta è cresciuto di circa l'11%, quello dello zucchero e del pane di circa il 5%, quello della carne di quasi il 4%. Questi rincari dipendono da shock esterni che ci impongono di accelerare nel percorso di autonomia strategica in campo alimentare. Questo processo è alla portata della capacità tecnologica e produttiva europea,
ma richiede un impegno immediato, ad esempio l'aumento delle aree coltivabili. Allo stesso tempo dobbiamo essere pronti a diversificare maggiormente le nostre fonti di importazione. Il rafforzamento dell'economia europea passa anche dalla tutela delle aree industriali strategiche, da sostenere con adeguati investimenti in innovazione, ricerca scientifica e tecnologia. Una priorità è aumentare la produzione di microchips in Europa. Un recente studio del Fondo Monetario Internazionale ha stimato che l'anno scorso le strozzature nelle catene del valore sono costate all'area dell'euro circa il 2% del prodotto globale, del prodotto interno lordo. La carenza di semiconduttori essenziali per molte industrie strategiche, come i mezzi di trasporto, i macchinari industriali, la difesa, è stata particolarmente dannosa. L'ambizione europea è aumentare la propria quota di mercato dal 10 al 20% della produzione globale di chips entro il 2030. Questo incremento ci permetterebbe di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a fronte di eventuali ritardi nelle importazioni. Il Chips Act della Commissione europea costituisce un importante passo avanti per raggiungere questi obiettivi. Intendiamo aumentare gli investimenti nella ricerca, sviluppare e rafforzare una capacità produttiva verticalmente integrata che assicuri un'effettiva autonomia nella produzione e nel packaging, mi dispiace la parola inglese, nel packaging dei microchips. Dobbiamo accelerare la realizzazione del secondo importante progetto di comune interesse europeo nella microelettronica. A livello nazionale il Governo ha approvato a inizio mese la creazione di un fondo di oltre 4 miliardi per sviluppare l'industria e la ricerca sui semiconduttori e sulle tecnologie innovative. Dobbiamo rimanere aperti anche agli investimenti esteri, ma con un approccio coordinato fra Stati membri e norme che favoriscono le ricadute positive per l'intera industria europea. La guerra in Ucraina ha messo in evidenza ancora una volta l'importanza di rafforzare la politica di sicurezza e di difesa dell'Unione Europea in complementarietà con l'Alleanza Atlantica. Un'Europa più forte nella difesa rende anche la NATO più forte. Il Consiglio Europeo è chiamato ad approvare la bussola strategica in seguito alla sua adozione lunedì 21 marzo al Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri e della Difesa. La bussola è stata adattata alla luce della guerra in Ucraina, che rappresenta la più grave crisi in ambito di difesa nella storia dell'Unione Europea. Prevede l'istituzione di una forza di schieramento rapido, fino a 5.000 soldati e 200 esperti in missioni di politica di difesa e sicurezza comune. A queste iniziative si aggiungono investimenti nell'intelligence e nella cybersicurezza, lo sviluppo di una strategia spaziale europea per la sicurezza e la difesa e il rafforzamento del ruolo europeo quale attore della sicurezza marittima. Nel percorso verso una difesa comune è essenziale sviluppare capacità adeguate per essere un fornitore di sicurezza credibile. Ciò può avvenire soltanto se rafforziamo la nostra industria della difesa e la rendiamo più competitiva dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto meglio integrata a livello europeo. Abbiamo tutti da guadagnare da un miglior coordinamento anche nell'ambito della difesa. La pandemia di Covid-19 ha visto l'Unione Europea collaborare nell'approvvigionamento dei vaccini e nella creazione del programma Next Generation EU.
Dobbiamo mostrare la stessa ambizione e lungimiranza in risposta alla guerra in Ucraina e alle sue conseguenze politiche, economiche e sociali. Per riuscirci il sostegno del Parlamento è essenziale e per questo vi ringrazio. Entriamo in studio, abbiamo sentito quasi integralmente con una parte centrale che non abbiamo potuto ascoltare per via della pausa pubblicitaria in cui Draghi diceva bisogna premere perché non ci sia prevenire la destabilizzazione dei Balcani, aveva parlato dell'accoglienza, il fatto che servono altri 428 milioni di euro per l'accoglienza dei profughi e poi sull'energia, invece sugli altri temi e ultimo sulla parte della difesa l'avete potuto ascoltare ed sono passaggi importanti. Allora vorrei chiedere subito a Fabio Martini l'impressione che hai avuto da queste comunicazioni e anche quale può essere l'accoglienza in Parlamento. La seduta continua, ci sarà poi anche la replica. Ma l'accoglienza è abbastanza fredda, riflessiva, diciamo così. Ma insomma, chiamato a illustrare quello che sarà il Consiglio europeo, oltre agli incontri molto importanti con il Presidente degli Stati Uniti, mi sembra che una parte significativa sia stata dedicata ai riflessi economici della guerra. E da questo punto di vista resta davvero molto importante, e chiudo, è quel che Biden chiederà agli alleati europei, esattamente quale tipo di embargo. L'ambasciatore ha sostanzialmente escluso che ci sia una forzatura degli Stati Uniti, d'altra parte sarebbe un paradosso che proprio adesso ci si divida su questo, troppo presto. Professor Orsina. Sì, dunque la mia impressione a caldo, come avrebbe rispose famosamente il generale De Gaulle a una battuta che gli fecero, vast program, ma non lo dico, lo dico con una battuta, ma non è una battuta, insomma è un programma molto impegnativo, molto importante, che prevede appunto una serie di passaggi di colli di bottiglia molto stretti e complicati e prevede un rafforzamento importante della collaborazione europea. Mi pare che ci dia la misura del compito che abbiamo di fronte e della sfida che abbiamo di fronte, che sono una sfida e un compito estremamente impegnativi. Insomma, appunto, finita l'emotività della guerra, ci sarà veramente tantissimo lavoro da fare. Questo, diciamo, è la e non sarà un lavoro facile. Sarà un lavoro facile anche perché le divisioni riemergeranno, quindi una giusta ambizione, ma insomma è veramente, veramente un impegno importante. Ambasciatore. Due osservazioni lampo. In materia di energia Draghi ha citato alcune proposte che sono italiane ma che sono in sede europea ancora controverse. Il tetto sui prezzi del gas, gli acquisti comuni, gli stoccaggi comuni. Gli auguro buona fortuna perché non sarà facile far passare queste idee. In materia di difesa, Draghi ha illustrato a lungo questa bussola strategica che sarà approvata domani dal Consiglio europeo, ha tralasciato un passaggio che è parte integrante della bussola strategica, che è l'impegno a spendere di più e meglio per la difesa. Cioè non ha detto esplicitamente la questione di raggiungere il 2% che dovevamo... Non ha detto dell'obiettivo del 2%, non ha citato la risoluzione del Parlamento italiano che impegna il governo ad aumentare le spese per la difesa, ed ha sorvolato su questo aspetto che è fondamentale della bussola strategica, che è l'impegno a spendere di più e meglio per la difesa, ma i motivi si possono capire. Nella freddezza degli applausi forse su questo punto, sì. Nelle divisioni di cui credo torneremo a parlare, anche se ha detto che l'Italia deve comunque fare la sua parte, cioè l'Europa, la NATO, l'Europa, l'Italia, un pezzetto c'è, ma certo non c'è quel numero, quella percentuale e un richiamo di questo tipo. Un'ultima domanda per lei, prima di dare la linea a Andrea Pancani per Coffee Break, sono le ultimissime notizie d'agenzia, dicono che la Cina ritiene che non ci debba essere l'espulsione della Russia di Putin dal G20 e che alla prossima riunione deve essere invitato e partecipare. È un segnale, diciamo,
Fortunatamente l'Italia non ha più la presidenza del G20, non dovrà gestire questa grana. Però non è un significato di per sé di uno schieramento della Cina. È la conferma che comunque per la Cina la solidarietà, perlomeno politica e di principio con la Russia, resta un caposaldo. Ci fermiamo su questo, torneremo a parlarne. Andrea Pancani con Coffee Break, grazie ai nostri ospiti, a voi che ci avete seguito, e buona giornata. Grazie mille, bravissima, siamo anche riusciti.